Salone del Risparmio 2018, siamo qui con Paolo Paschetta, direttore commerciale di Pictet Asset Management. Dottor Paschetta, quali sono un po' i temi, gli appuntamenti che avete portato qui quest'anno al Salone del Risparmio? Bene, buongiorno a tutti. Come si evince semplicemente guardando il nostro stand, che è tutto verde, parliamo di sostenibilità. Verde sinonimo di sostenibilità. Parliamo di sostenibilità da sempre, in realtà, perché noi investiamo nella sostenibilità da oltre 20 anni. Quest'anno portiamo avanti con forza questo tema perché ci crediamo particolarmente. Primo perché la sensibilità a livello di popolazione, il nostro pianeta è estremamente elevata grazie alla diffusione di internet, tutti hanno accesso a informazioni che prima non erano di appannaggio comune. Secondo, perché gli effetti che l'azione dell'uomo sta avendo sull'ambiente che ci circondano sono estremamente grandi e devastanti in qualche caso. In questi giorni si parla del Day Zero a Cape Town, si arriverà a stoppare l'erogazione di acqua a tutta la popolazione perché il bacino idrico è quasi azzerato, e il 2017 verrà ricordato come il primo anno in cui c'è stata la pioggia al Polo Nord, per cui eventi epocali di una gravità assoluta. Terzo luogo, la legislazione sta creando uno zoccolo duro a livello di cambiamento forzato e forzoso nei confronti delle aziende per perseguire percorsi sostenibili. Anche in Italia è obbligatoria la rendicontazione non finanziaria per le aziende quotate o di grandi dimensioni, si parla dell'introduzione di agenzie di rating per attribuire criteri di ESG alle aziende, per cui diciamo tutto sta remando in una direzione e tutto è, come dire, sostenuto dalle performance, perché storicamente sostenibilità era un po' sinonimo di detrazione di performance, ma invece il 2017 è un anno in cui l'MSCI World SRI, quindi socialmente responsabile, ha performato meglio di quello tradizionale del 9% e 16 dei 20 indicatori ESG disponibili hanno performato meglio dei loro omologhi tradizionali, per cui questo significa che investire nell'ambiente può far bene anche ai portafogli. Grazie dottor Paschetta per essere stato con noi e buona giornata. Arrivederci, grazie mille.